Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana appena conclusasi. Questa è la rubrica per chi vuole tenersi sempre informato su investimenti, finanza e mercati finanziari. Questa, come sempre, è Buonanotte Mercati, ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati su Risparmio. Io, come sempre, sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto. Come ogni lunedì, Buonanotte Mercati vi dà un'analisi sintetica e veloce della settimana che si è appena conclusa. Parliamo, come sempre, di mercati, economia, finanza e notizie importanti che possono aver impattato gli investimenti, ma soprattutto la nostra vita sociale. Come sempre, ne parliamo in maniera distaccata, dando numeri, non sensazioni. Cominciamo subito. Fra le notizie più importanti della settimana, a parte le criptovalute, quella che mi viene in mente è che Ford Motor ha venduto 7 milioni di azioni della casa automobilistica elettrica Rivian Automotive per circa 188,2 milioni di dollari o 26,88 dollari ad azione, ha dichiarato venerdì stesso la casa automobilistica statunitense in un filing. Ford ora detiene 86,9 milioni di azioni della società con sede in California. Rivian sta lottando in un mercato molto competitivo, compresa la concorrenza del pick-up elettrico F-150 Lightning di Ford, mentre una crisi della catena di approvvigionamento sta limitando la produzione dei suoi stabilimenti. Il produttore di auto elettriche in precedenza ha ridotto la produzione prevista per il 2022 nella metà, più o meno circa 25.000 veicoli. Martedì Ford aveva venduto circa 8 milioni di azioni di Rivian per un valore appunto di 214 milioni di dollari. Per la seconda notizia torniamo a parlare della telenovela fra Elon Musk e Twitter. Infatti Elon Musk aveva twittato venerdì che il suo accordo in contanti da 44 miliardi di dollari per Twitter era temporaneamente sospeso, mentre aspettava che la società di social andasse a fornire dati reali sulla proporzione dei propri account falsi. Le azioni di Twitter sono inizialmente scese di oltre il 20% in un pre-trading di mercato, ma poi dopo che Musk ha inviato un secondo tweet dicendo che comunque è rimasto impegnato in tutti gli effetti per l'accordo, queste hanno fatto riguadagnare terreno alle azioni di Twitter. Le azioni sono scese comunque del 9,6% a 40,71 dollari per azione negli scambi di venerdì, un forte sconto rispetto al prezzo di acquisto di 54,2 dollari per azione. Per la terza notizia parliamo di settore auto. Carvana prevede guadagni core significativi per il 2023 poiché il rivenditore di auto usate online ha esplicitato l'intenzione di frenare la spesa in pubblicità, espansione e altre aree per compensare il calo della domanda. Le azioni della società nota per i suoi distributori automatici di auto sono aumentate del 12,9% dopo la chiusura dei mercati. La prospettiva arriva pochi giorni dopo che Carvana ha dichiarato che avrebbe licenziato circa 2.500 dipendenti o il 12% della propria forza lavoro come parte dei suoi sforzi per tornare in redditività dopo la scarsa performance trimestrale precedente. La domanda di auto usate è diminuita a causa dei prezzi altissimi e della carenza di offerta, con Carvana che ha affermato di non aver visto la tipica domanda stagionale durante il primo trimestre di questo anno. Carvana, che ha registrato circa 220 milioni di dollari di spese in conto capitale per il primo trimestre, prevede di ridurre il budget ogni trimestre fino a raggiungere circa 50 milioni di dollari nel quarto trimestre di questo anno. Ha in programma di mantenere quella cifra ogni trimestre, quindi potrebbe registrare un EBITDA positivo significativo, come dice l'azienda, per il 2023. Ma come sempre andiamo a parlare di numeri che questa settimana vanno giù, ma che evitano un'altra catastrofica chiusura settimanale grazie al venerdì 13, che notoriamente per i paesi anglosassoni è quello che porta sfiga. Le perdite sono quasi armoniche, per così dire, con l'indice peggiore americano che continua a essere il Nasdaq, che lascia un 2,8%, da inizio anno a un meno 24,54%, seguito dal Russell 2000 che chiudono con un meno 2,55%. A concludere ciò, Standard & Poor's 500 con un meno 2,4% e infine il Dow Jones con un meno 2,14%. Per quanto riguarda gli indici mondiali, il Vietnam ha avuto una settimana terrificante con il suo indice VN30 che lascia un meno 10,88%, seguito dell'IDX Composite dell'Indonesia, che perde un 8,73% e infine Tada Wool All Share con un meno 6,54%. Gli indici migliori sono il CSE All Share dello Sri Lanka che guadagna un 9% abbondante, seguito dall'RST russo con un più 4,06% e le tre borse asiatiche di Shanghai comprese nella forchetta che va dal 3,24% al 2,76% di segno verde. Il nostro FTSE MIB torna in verde con un più 2,44%. Per quanto riguarda i settori migliori e peggiori del panorama statunitense, anche questa settimana di sofferenze importanti abbiamo dei settori in verde che danno dei discreti risultati. Se cominciamo dai settori peggiori, sono quelli delle auto che lasciano sul terreno un 9%, poi quello estrattivo dei metalli con un meno 8,3%
è quello delle linee aeree che lascia sul terreno un 7% di perdita. Se andiamo nei settori migliori, quello del tabacco, questa settimana è sicuramente il migliore e guadagna un 3,5%, seguito dal settore della vendita all'ingrosso con un più 2,4% e poi dal beverage, settore delle bevande con un più 1,8%. La silvicoltura è sparita dopo 4 settimane. Passiamo al mondo cripto in una settimana buia e tempestosa che per molti ha dimezzato il portafoglio e per altri purtroppo lo ha cancellato completamente, con la bruttissima notizia del fallimento del progetto Terra che ha perso praticamente il 100% del proprio valore, venendo praticamente rimossa da quasi tutti i maggiori exchange internazionali. Poi se volete un video dedicato a questa situazione fatemelo sapere che lo facciamo con molto piacere. Il mercato ha subito questo contraccolpo con la paura che è aumentata ed oggi a sabato 14 maggio, giorno in cui sto preparando questo video, trova il Bitcoin a perdere un 17,7% sulla settimana e un Ethereum a perdere un 23,5%. Tutto il mercato è su questi livelli di perdita, con solo la Crypto Maker che guadagna il segno verde con un più 13%, il resto è follia pura, sangue ed arena. Questo porta il Total Crypto Index Stock Market, inclusivo di Bitcoin, a perdere ad oggi un meno 26%, ma che aveva toccato comunque punte di un meno 30%. Bene, qui ci è arrivati anche alla fine di questo mini aggiornamento dei mercati per la scorsa settimana. Dove ci porterà il futuro? I mercati di rendimenti? Con questa rubrica che guarda al passato cerchiamo sempre di capire cosa ci vogliono dire i mercati oggi, nel presente, e dove vogliono portarci domani, nel futuro. Spero che questo contenuto sia come sempre stato apprezzato e di gradimento e se così fosse, per favore lascia un commento o un bel pollice in su per l'algoritmo YouTube, ma soprattutto per me. A te costa pochissimo tempo, per me significa il mondo. Inoltre se sei nuovo su questo canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche affinché tu non possa perderti nessun contenuto successivo. Buonanotte mercati, si conclude qui, ma noi torniamo lunedì prossimo con un nuovissimo video aggiornamento sui mercati e noi invece ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!